One Podcast. Il memoriale dell'Olocausto di Berlino è un monumento alla vergogna. Noi tedeschi siamo l'unico popolo al mondo che ha piantato un monumento alla vergogna nel cuore della sua capitale. Queste sono alcune delle frasi pronunciate da un uomo molto popolare in Germania. Si chiama Björn Höcke ed è il leader del partito di estrema destra, l'AfD, nel Land della Turingia. E alle elezioni regionali che si sono tenute il 1 settembre ha portato il partito a raccogliere un numero di voti mai visti prima. L'Alternative for Deutschland ha raggiunto infatti il 32,8% dei voti. Höcke non è però un politico saltato fuori dal nulla. In Germania è noto da tempo, se non altro per alcune sue dichiarazioni, come quella presente in un suo libro del 2018 in cui dice che Hitler non può essere considerato un male assoluto. Non ci sono dubbi che Höcke sia un fascista. A certificarlo è stato anche un tribunale tedesco, basando la sua decisione su prove fattuali e verificabili, dice il tribunale. Lui risponde a chi gli chiede se sia di estrema destra che no, dice non lo sono, ma soprattutto non lo sono i cittadini che mi hanno eletto a membro del Parlamento regionale. Ma direi che lasciare che sia Höcke a dirci chi è fascista e chi no abbia veramente poco senso. La verità è che sì, quasi 400.000 cittadini tedeschi alle ultime elezioni regionali hanno votato per il primo candidato nazista dalla morte di Hitler. Ma perché? Io sono Marco Maisano e ogni giorno, assieme a chi ne sa più di me, provo a ripartire dalle basi per rispondere alla domanda più semplice del mondo. Ma perché? È da tempo che la Turingia e la Sassonia sono diventate le aree con il maggior numero di cittadini vicini all'estrema destra. Ad agosto circa 700 uomini bianchi con striscioni in cui si dichiaravano bianchi, normali ed eterosessuali e che urlavano all'unisono «questo è un quartiere nazista» hanno tentato di intimidire alcuni partecipanti ad un gay pride. La polizia per fortuna è riuscita a contenerli, ma la paura, immaginatevi, insomma, nella comunità LGBT tedesca rimane. E ha ragione, perché l'anno scorso i crimini politici motivati dall'odio hanno raggiunto il massimo degli ultimi 22 anni in Germania, poco più di 60.000 incidenti, secondo l'Ufficio federale di polizia criminale tedesco. La polizia tedesca ha anche registrato 2.378 attacchi motivati politicamente contro i rifugiati in tutto il paese, il numero più alto dal 2016. Un pezzo di Germania non si riconosce più nei principi che hanno fondato l'Europa di oggi. Ma cosa è successo? Com'è possibile che un paese come la Germania, che ha saputo meglio di altri, forse meglio di tutti, a partire dal nostro, a fare i conti con la storia, a riconoscere gli errori e chiedere scusa, meno di 80 anni dopo riscoprirsi a urlare quegli stessi slogan, quelli della SA, e ripetuti anche da Höcke stesso, neoeletto al Parlamento regionale della Turingia? È così. La Germania ha eletto il primo nazista dalla fine della Seconda Guerra Mondiale. Ma perché? A rispondere alla domanda di oggi è Tonia Mastrobuoni, corrispondente di Repubblica dalla Germania. Questa è la risposta che mi ha mandato. Il boom dell'AfD in Turingia e Sassonia, dove l'ultradestra ha conquistato quasi un elettore su tre, in realtà è una lunga marcia, cioè è una tendenza che si vede da anni, una crescita costante, ed è dovuta a molteplici fattori. Da un lato, in questi land della ex Germania orientale c'è una frustrazione, un'umiliazione di fondo che non va via, neanche 35 anni dopo la caduta del muro di Berlino. Ed è una frustrazione dovuta a vari fattori. Primo, c'è un ritardo che non riesce ancora a essere colmato proprio nella qualità della vita. Pensate che un lavoratore dell'Est guadagna 3.500 euro in media, un lavoratore dell'Ovest quasi 800 euro in più. Quindi questo è qualcosa che già di per sé naturalmente alimenta molte frustrazioni. Poi c'è un'umiliazione generale che ha a che fare come è stata trattata la Germania Est. Ricordo che tutte le aziende della DDR furono raggruppate in un grande conglomerato che si chiamava la Treuhand e l'85-90% di queste aziende sono andate ad acquirenti dell'Ovest.
Quindi, o addirittura stranieri. Quindi c'è questo senso di umiliazione che si aggiunge a un senso di frustrazione e di essere rimasti indietro, che ripeto, non è ancora sparito dopo 35 anni, dalla caduta del muro di Berlino. Poi ci sono naturalmente degli elementi più contingenti, degli elementi che riguardano la guerra in Ucraina, dove l'AfD ha fatto su una propaganda molto pesante, filorussa. Infatti, l'altro partito che ha avuto un grande successo in questi due land, è il partito di Sahra Wagenknecht, che è un partito di un ex leader di sinistra che però ha adottato una retorica putinista fortissima. Insieme, se calcoliamo, l'AfD e il partito di Sahra Wagenknecht prendono il 45% dei voti, tantissimo. Quindi quasi un elettore su due in Germania Est è stanco sostanzialmente della guerra in Ucraina e si beve questa propaganda del Cremlino di questi due partiti. E in più c'è una questione che riguarda un altro fatto contingente che spaventa moltissimo i tedeschi, che sono ancora scioccati, ed è una paura che si tramanda di generazione in generazione dall'iperinflazione anni 20. Questo picco dell'inflazione che c'è stato, combinato con la crisi energetica che ha gonfiato le bollette, è un grande tema in Germania, enorme. I prezzi sono aumentati moltissimo, c'è stata anche parecchia speculazione, in più c'è stata una grande opposizione, una grande propaganda anche dell'AfD contro le politiche ambientaliste e in particolare contro le pompe di calore, che è stato un enorme tema qui, perché il governo voleva in qualche modo imporle e c'è stata una sorta di ribellione. Difficile spiegare, diciamo, in sintesi le ragioni della vittoria dell'AfD in queste regioni, ma è stata un'onda lunga, insomma, non è un fenomeno così solo contingente. E questo bisogna sempre tenere presente quando si parla della ex DDR. Grazie a Tonia Mastrobuoni. Quindi vedete, il problema arriva da lontano, ma questo era quasi noto, insomma, magari non del tutto, però è evidente che una cosa del genere non accade nel giro di pochi mesi. Però fa benissimo Tonia a sottolinearlo, e la frustrazione di un intero pezzo del paese trova la risposta nel populismo di estrema destra, che non a caso si rispecchia perfettamente in ciò che fu il programma di Hitler. Non è il caso di banalizzare, di dire che siamo di nuovo, stiamo rivivendo di nuovo quel pericolo lì di ritrovarci i nazisti in Europa, però un pochino sì, comunque almeno uno è stato eletto, uno verrà pagato dai contribuenti tedeschi per dire delle cose assurde, per urlare slogan allucinanti. Io trovo che tutto questo in realtà debba insomma portarci a riflettere: com'è possibile, cos'è che si è rotto tra la politica e i cittadini e perché questi ultimi hanno scelto di fidarsi di alcune persone come Höcke anziché della politica di sempre. Io vi ringrazio per essere rimasti con me anche oggi e come sempre vi do appuntamento a domani. Ciao! Ma perché è un podcast scritto da me, Marco Maisano. Riprese e montaggio Giulio Rondolotti. Musiche originali Matteo Cassi. Supervisione tecnica Gabriele Rosi. Responsabile di produzione Danny Stucchi. Una produzione One Podcast.